Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord. Il giorno dopo i ballottaggi delle elezioni comunali che si sono svolti in 16 capoluoghi di provincia e che hanno visto l'intera posta conquistata dal centro-sinistra con un risultato molto negativo, in alcuni casi scioccante per la Lega Nord e il centrodestra. Abbiamo intervistato il segretario federale del Carroccio e presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni a margine dei lavori del Consiglio regionale lombardo. Ilaria Tettamanti. Volevamo chiedere un commento su questo esito delle amministrative, che è stato un po' una debacle per la Lega, insomma, per il centrodestra in generale, ma insomma per la Lega. No, il centrodestra, tutti i candidati sindaci di centrodestra hanno perso. A Roma non c'era la Lega e Alemanno ha perso e ha perso pesantemente. Questo è il dato negativo su cui riflettere. C'è una valutazione però di ottimismo che io metto, e cioè i nostri voti non ci sono perché la gente non è andata a votare, non ha votato sinistra, non è andata a votare perché è delusa, perché non ha considerato i nostri candidati all'altezza per una serie di motivi su cui stiamo riflettendo e su cui lavoreremo per recuperare il consenso perso. È un consenso congelato, non è un consenso che ha cambiato sponda, e mi conforta il fatto che ancora ieri all'Assemblea degli Industriali il neo presidente di Assolombarda ha sottolineato l'importanza che riveste la questione settentrionale, il tema del nord, che è la bandiera della Lega. Dobbiamo tornare a farla sventolare, ci sono i tempi e le condizioni, io dico di sì. E quindi prendiamo atto dell'esito negativo delle consultazioni, ma siamo pronti a ripartire per riconquistare il consenso perso. Ha parlato di avvoltoi, chi sono? Ma tutti quelli che dicono la Lega è morta, la Lega è defunta e sono lì che svolazzano sopra di noi per mangiare i resti della Lega. Ecco, dico, questi avvoltoi qui sparite, perché non è così, per fortuna non è così. E quindi mi riferivo a tutti quelli che danno ormai per finita un'esperienza che è tutt'altro che finita. E certo, abbiamo passato nella Lega tante volte momenti così, abbiamo perso Novara qualche 2 anni fa, abbiamo perso Milano, vi ricordate, no? Governata da Formentini. Ci sono alti e bassi, si tratta di capire quali sono le cause, le stiamo verificando. Domenica prossima faremo a Milano una riunione di tutti i consiglieri regionali, i parlamentari, i segretari provinciali della Lega, per discutere, per verificare, per sentire l'opinione anche di chi vive sul territorio tutti i giorni, l'esperienza politica, e da lì cominciare la risalita. Mantovani dice: il nord non traina più. Sì, ho letto questa cosa, però dice sì, però il progetto di Maroni è la macroregione, che è una cosa diversa. Adesso lo incontro e gli spiego un po' di cose. Io sono delusa. Ma era un risultato che mi aspettavo, capita, insomma, non bisogna drammatizzare, ci sono dei cicli. Mi spiace per Gentilini, che è stato un grande lottatore, un grande leone, ma proprio il fatto che a Treviso si è presentato l'esponente più tradizionale della Lega, che rappresenta la storia della Lega e non il nuovo, e non il nuovo corso, perché Gentilini è questo, deve far riflettere sul fatto che la Lega deve investire ancora di più sul cambiamento, sull'innovazione e sulla presentazione di un progetto politico nuovo, innovativo e rinnovato. Rispetto, non è il giovane presentato lì che non ha la storia, che non rappresenta la storia della Lega. Gentilini è proprio questo, quindi Treviso per noi ha un significato ancora più importante che non Brescia o gli altri comuni che abbiamo perso. In generale, pensa che ci siano delle ripercussioni sulla tenuta del governo? Letta ha detto che era forza e larghe intese, lei cosa pensa? Io penso che il governo andrà presto in crisi dopo questo risultato. Già si vedono dichiarazioni molto nervose di Brunetta contro Saccomanni, e se prevale la logica dell'interesse personale o dell'interesse di partito, il governo non durerà.
è per questo che io dico che si andrà a elezioni politiche anticipate l'anno prossimo, assieme alle europee, assieme al turno generale delle amministrative. Quella è la prospettiva in cui io mi metto da segretario della Lega, da governatore della regione, dico invece meno male che nella regione Lombardia il governo durerà 5 anni. Ci sono responsabilità anche di Tosi del suo atteggiamento nel risultato di Treviso? Ci sono responsabilità di chi ha preferito in questi mesi finire sui giornali per spararsi addosso gli uni agli altri piuttosto che parlare di cose concrete. No, mi riferisco al Veneto. Se già c'è la crisi di credibilità dei partiti, se poi io che ho un problema serio perché ho perso il posto di lavoro, perché ho il figlio che non trova lavoro, mi devo affidare a qualcuno, non mi affido certo a qualcuno che vedo che litiga, che si prendono a schiaffoni gli uni con gli altri. Quindi il presupposto del mancato successo della Lega, la prima causa è questa, no? Domenica faremo un'analisi approfondita di tutto, ma il presupposto è smettere di litigare, poi rilanciare la proposta della Lega, che c'è, è forte, perché riguarda un tema che c'è sul tappeto, che è la questione settentrionale. Presidente, veniamo al tema drammatico della mancanza di lavoro anche in Lombardia. L'assessore Aprea nei giorni scorsi ha detto che la regione è disposta ad anticipare i soldi per la cassa in deroga, ma io domando se sia una presa in giro per il fatto che da gennaio tantissimi lavoratori che sono anche in cassa magari a 0 ore, quindi non percepiscono nulla di stipendio, non vedono i soldi della cassa integrazione. Cioè, prima di parlare di giugno, noi parliamo di gennaio. Come mai questi soldi non arrivano? La cassa integrazione in deroga viene finanziata dal governo, non dalla regione Lombardia. Quindi se c'è qualcuno che prende in giro non è certo la regione Lombardia, primo punto. Secondo, non avendo noi competenza diretta, abbiamo comunque detto è un problema serio, vogliamo intervenire anche se non compete a noi, anticipando i soldi che lo Stato deve mettere, che il governo deve mettere. Ma il governo li ha messi sulla carta, ma non ha ancora detto quanti soldi arriveranno alla regione Lombardia. Appena lo sapremo con certezza, noi i soldi ce li abbiamo lì. Non possiamo sostituirci al governo, ma anticipare quello che il governo deve mettere, questo sì. L'ho detto io, l'ha ribadito l'assessore Aprea. Ho parlato col ministro Giovannini ieri, ministro del lavoro, e gli ho detto: caro ministro, sbrigatevi a definire le quote di competenza delle regioni. Quando io so che mi arriveranno 100, 200, 300 milioni, io li metto subito a disposizione. Ma se il governo non lo fa, non possiamo sostituirci. I soldi già stanziati del semestre precedente, già stanziati da gennaio fino a dicembre, dove sono finiti? Chi li ha presi? I lavoratori non li vedono. I soldi sono gestiti dalle associazioni, da chi deve fare queste valutazioni, non dalla regione Lombardia. Senta, segretario, ieri in segreteria politica c'era anche Bossi, avete condiviso l'analisi sul voto? C'è stato un chiarimento? C'è stato un po' di cose, sì. Dibattito? Sì, certo. Franco e sereno. Franco, e finalmente ci siamo detti tutto quello che ci si doveva dire, perché arrivati a un certo punto non si può più far finta di niente, no? Quindi ieri sono state dette delle cose molto precise, condivise da tutti, delle punti fermi da cui ripartire e degli impegni presi. E quindi lui primavera prossima? Entro febbraio dell'anno prossimo. Entro febbraio dell'anno prossimo. Io ho delle idee di cui parlerò domenica, perché voglio sentire appunto i consiglieri, i parlamentari e i segretari provinciali soprattutto sul percorso da fare per arrivare pronti alle prossime scadenze elettorali. Questo è il mio compito da segretario federale. Quindi domenica illustrerò il mio piano e poi prenderemo decisioni che porterò al Consiglio federale. Però mi interessa domenica sentire l'opinione di chi gestisce sul territorio le segreterie provinciali e concordare con loro questo percorso che ho già in mente. Aler. Sì. Oggi si discute il commissariamento, poi si fa un'azienda unica in Lombardia. Questa è la proposta che abbiamo approvato. Oggi si approva questa legge che consente di tenere i commissari oltre i 30 giorni previsti dall'attuale normativa, ed è per questo, per rispetto proprio del Consiglio regionale, che ho rinviato ai prossimi giorni la nomina dei commissari, prorogando di qualche giorno gli attuali consigli d'amministrazione su richiesta del Presidente del Consiglio, visto che oggi la nuova legge contiene anche nuovi requisiti per i commissari, però è questione di giorni. Dopodiché la nostra proposta l'abbiamo fatta, un'unica società regionale che
con le articolazioni sul territorio sappia compensare le esigenze abitative, diciamo così, all'interno della regione, cosa che oggi 13 società regionali, 13 società provinciali non possono fare. Questo è il progetto. Poi il Consiglio è sovrano, ma spero di riuscire a convincerlo che questa è la strada giusta. Ma i nuovi commissari saranno laureati o no? La laurea in sé, e lo dico da laureato vero, non è garanzia di buona gestione. Ci sono tantissimi imprenditori che non sono laureati, che sono imprenditori di successo. Io guardo alle capacità, alle professionalità, ai requisiti e alle esperienze. La laurea è uno di questi punti, certamente, ma non l'unico.